Jazz Concerto è oggi dedicata a due gruppi, a quello degli Young Giants of Jazz e al complesso di Roland Kirk. Una puntata quindi dedicata tutta quanta al jazz moderno, al jazz attuale, o per essere più precisi, a uno dei tanti aspetti del jazz attuale. I vari brani che andranno in onda sono stati registrati durante lo svolgimento del 14° Festival Internazionale del Jazz di Bologna. Cominciamo con la formazione del primo gruppo, che comprendeva Gary Barton, vibrafono, Jimmy Owens, tromba e flicorno, Joe Henderson, sax tenore, Cedar Walton, pianoforte, Larry Ridley, contrabbasso e Roy Haynes, batteria. Forse per i non addetti ai lavori, una denominazione altisonante come questa appunto dei giovani giganti del jazz può risultare un po' fastidiosa, ma c'è da dire che nel campo del jazz c'è tutta una lunga tradizione al riguardo, che comunque sottintende una notevole dose di autoironia. Comunque, a rigor di logica, non è che musicisti del calibro di Jimmy Owens, Gary Barton, eccetera, non meritino l'appellativo di giovani giganti del jazz. Anzi, ognuno di questi è un formidabile solista. Di questo gruppo abbiamo scelto due brani. Il primo, questo qui che state già ascoltando, è di Michael Gibbs, un compositore inglese, ed è intitolato Three. Il secondo brano invece è una composizione di Cedar Walton, il pianista, nel quale è in particolare evidenza il batterista Roy Haynes, che un musicista che tutto sommato non gode della popolarità che meriterebbe. Vediamolo insieme. Thank you.
Peter Walton is our pianist. Roy Haynes at the drums. Gary Burton at the vibes. Jimmy Owens on trumpet. Joe Henderson, tenor sax. My name is Larry Linden. This time, we're going to feature our drummer, Roy Haynes. How about a hand? Roy Haynes.
E dopo gli Young Giants of Jazz passiamo al complesso di Roland Kirk. Di Roland Kirk c'è da dire innanzitutto che è un sassofonista che suona praticamente tutti i tipi di sassofono, oltre al flauto e al clarinetto. Ma questa non è certamente una cosa che fa notizia, molti suoi colleghi fanno lo stesso, anche se poi preferiscono specializzarsi su un solo tipo di strumento. Soltanto la cosa...
Certo che dopo un biglietto da visita del genere, dire che Roy Haynes è un batterista veramente fantastico potrebbe anche sembrare superfluo. Invece penso che si debba dire subito, insistere su questo punto, perché il nome di Roy Haynes al pubblico, non soltanto al grosso pubblico ma anche a molti appassionati di jazz, non è che dice granché. In effetti Roy Haynes è uno dei grandi sottovalutati del jazz, è invece stimatissimo dai musicisti, basterebbe fare l'elenco di tutti i grossi nomi con i quali ha suonato per rendersene conto. A conferma della stima che riscuote presso i musicisti, vi posso dire che la sera che fu effettuata questa ripresa, fra il pubblico che assisteva all'esibizione di Roy Haynes, c'era anche Tony Scott, era seduto vicino a me. Tony Scott, oltre a essere quel grosso musicista che sappiamo, è uno che di jazz se ne intende e oltretutto sa vita, morte e miracoli di tutti i jazzisti. Perciò non potrei fare a meno di chiedergli cosa ne pensasse di Roy Haynes. Al che Tony Scott mi rispose che una volta Mickey Rocker, secondo lui attualmente il più grande batterista del mondo di jazz, gli aveva detto che attualmente il più grande batterista del mondo di jazz era appunto Roy Haynes. Ora queste definizioni così affettuose, un po' trionfalistiche, vanno spesso prese con le pinzette, ma in questo caso non mi pare che si sia troppo lontani dalla verità. Roy Haynes, americano a 50 anni, debuttò giovanissimo a Boston suonando con Frank Newton. Poi nel 1945 era a New York con Louis Russell, poi fu per un paio d'anni con Lester Young, nel 49-50 suonava con Parker, nel 53 con Sarah Vaughan e poi via via una sfilza veramente impressionante di nomi. Miles Davis, Thelonious Monk, Lenny Tristano, Kenny Barrell, Eric Dolphy, Oliver Nelson, fino a Chick Corea, con il quale tra l'altro ha inciso un disco che è uno dei più belli di questa finestra. Come vedete, jazzisti dei più diversi stili, appartenenti alle più svariate correnti. Haynes però, e questa è una delle sue caratteristiche salienti, ha sempre saputo amalgamarsi perfettamente con tutti. Dopo questo assolo che ha fatto praticamente da sigla al nostro programma, il titolo era Rejoice, adesso lo ascolteremo in due brani. Il primo è Springtime, una sua composizione, e il secondo è un classico tema di Thelonious Monk, Well You Needn't. Assieme a Roy Haynes suonano John Mosley alla tromba e flicorno, Bill Saxton al sax tenore, Mark Fiorillo chitarra elettrica e Don Pate basso elettrico. Quattro giovani musicisti pressoché sconosciuti a parte il bassista, dei quali parleremo più tardi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Prima vi ho parlato di Roy Haynes, adesso qualche cenno sui componenti del suo quintetto. John Mosley, il trombettista, ha iniziato a suonare con complessi di rhythm and blues e questo di Roy Haynes è il primo gruppo jazzistico del quale fa parte. I suoi modelli, i suoi ispiratori sono molti, sono Fats Navarro, Clifford Brown, Lee Morgan, Booker Little, Freddie Hubbard, Woody Shaw, tutti trombettisti ovviamente. Come avete visto, John Mosley suona, oltre alla tromba, il flicorno. Il flicorno è usato generalmente dai trombettisti per l'interpretazione di temi lenti, le cosiddette ballads, proprio perché, a differenza della tromba, la sonorità del flicorno è più pastosa, più dolce, più morbida. Mosley invece più adatta a temi così di carattere intimo. Mosley invece soffia sul flicorno quasi con rabbia, perché è alla ricerca, a quanto mi diceva, di una sua sonorità molto grintosa. Bill Saxton, il sax tenore, è anche lui alla sua prima esperienza jazzistica. Precedentemente aveva suonato con complessi afrocubani come quello di Mungo Santa Maria, Tito Puente, eccetera. A differenza di Roy Haynes, che come avete visto aveva a disposizione una batteria elegantissima, tutta luccicante, nuovissima, un modello tutto di plastica trasparente, color arancione, molto spettacolare, lo strumento di Bill Saxton sinceramente sembra un residuato bellico, un aspetto fatiscente, ma pare che lui non lo darebbe via per nessuna ragione al mondo, perché ci si trova benissimo. Il chitarrista Mark Fiorillo invece aveva già suonato jazz con Jackie Byard. Mark Fiorillo trova molto stimolante suonare in questo gruppo di Roy Haynes, perché la sua funzione in questo complesso è duplice. Da una parte deve pensare alla base armonica del tutto, dovendo sostituire il pianoforte. Dall'altra poi ha una funzione solistica quasi come un terzo fiato. Il suo ispiratore è niente meno che Charlie Christian. Infine il bassista Don Pate, il cui nome dovrebbe essere abbastanza noto agli appassionati di jazz, perché ha suonato fra gli altri con i gruppi di Gatto Barbieri, Archie Shepp e anche con l'orchestra di Gil Evans. Tra l'altro con quest'ultima ha preso parte alla registrazione di un disco che probabilmente molti di voi conosceranno, Gil Evans Plays Jimi Hendrix. Passiamo adesso agli altri due brani in programma, che sono ambedue di Roy Haynes. Il primo si intitola I'm So High ed è suonato in trio, chitarra elettrica, basso elettrico e batteria. I'm So High è un in ossequio alla moda di un brano dal sapore, diciamo, rock, forse sarebbe meglio dire soul, ed è nel suo genere, almeno secondo me, di gran classe. Probabilmente molti non saranno d'accordo su questo mio punto di vista. Il titolo del brano con il quale si concluderà questa puntata di Jazz Concerto è invece Guadalupe. Thank you.
Thank you.
Thank you.